Ti sei mai ritrovato in questa situazione? Oppure in quest'altra? Questo video è il primo di 5 episodi nel quale ti voglio mostrare 5 esercizi base per aumentare la tua capacità di muovere le gambe, favorendo e sviluppando la tua elasticità di movimento e anche di salute. L'allungamento muscolare aumenta la possibilità di muoversi per acquisire più elasticità e efficienza nei movimenti. L'importante è che tu utilizzi un approccio all'allungamento che sia di tipo morbido, graduale e con delle tempistiche ben delineate. Infatti il troppo stroppia sia per esagerare con l'allungamento perché cerchiamo di avere subito dei risultati, sia perché in realtà noi inseriamo dei meccanismi di difesa del corpo che al posto di allungarsi il muscolo tende a reagire irrigidendosi e contraendosi ancora di più. Ti troverai una lunga esposizione, una bibliografia, tutto quanto su internet al link che ti metterò qua sotto in evidenza. Ora ti voglio parlare dell'esercizio che io chiamo il cavalletto. Ci posizioniamo in stazione retta, quindi da in piedi, lasciamo le braccia lungo il corpo e ci incliniamo in avanti andando ad appoggiarci fino alle ginocchia con le mani. Quindi posizionando il palmo delle mani, fermandosi col palmo delle mani abbattuta con le ginocchia. E ci puntelliamo in maniera tale da esercitare una leva che sviluppa un allungamento. L'esecuzione di questo esercizio prevede l'acquisire una posizione di scarico dei pesi in maniera tale da esercitare una linea di trazione e allungamento dei muscoli posteriori delle gambe e fino ad arrivare all'allungamento della schiena. Quindi numero 1, in posizione retta con i piedi posizionati come la larghezza delle tue spalle. Ti pieghi in avanti andando ad appoggiare le mani sulle ginocchia. Ti appoggi esercitando una spinta sulle ginocchia. Mantieni per 10 secondi questa posizione, dopodiché molli le spalle portandoli in avanti e la testa verso il basso. 6. Mantenere per altri 10 secondi. Questo esercizio non deve durare più di 20 secondi. Quante volte bisogna farlo? Una volta. Quante volte bisogna ripeterlo? Nessuno. Io consiglio di farlo la mattina o prima di allenarsi e poi cambiare esercizio. Io sono dell'idea di fare poco, perché poco è sempre meglio di niente. E il poco è sostenibile, lo possiamo fare e inserirlo in ogni momento della giornata, ovunque dove sto. Quindi questo esercizio, il concetto è che li puoi fare dove vuoi, in qualsiasi posto. Io per esempio la maggior parte, per esempio non questo nello specifico, ma anche gli altri fatti a terra addirittura li faccio a letto prima di andare a dormire e svegliarmi la mattina. Per rimanere aggiornati e seguire gli altri contenuti iscriviti al canale e clicca sul tasto campanellina così verrai avvisato quando usciranno i nuovi video. Alla prossima!